Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. La mia famiglia non si tocca, i Bortuzzo sono al limite, scattano le denunce. Dopo averlo minacciato molte volte, ora è tempo di agire, ognuno è responsabile delle sue azioni, nei reality come nella vita vera. Anzi, più in questa soprattutto, perché gli haters sono sempre attivi anche quando i programmi sono finiti da tempo, come il Grande Fratello VIP 6. E così la famiglia Bortuzzo ha deciso di passare all'azione, così questa mattina Franco Bortuzzo ha fatto semplicemente quello che minacciava da mesi e poi ha pubblicato un post per dirlo a tutti. Ha presentato formale denuncia contro tutti quelli che negli ultimi mesi hanno attaccato lui e la sua famiglia in modo diretto e personale anche con una serie di minacce. Ovviamente nessuna di quelle si è tramutata in realtà. Altrettanto ovviamente basta quello per presentare denuncia e capire se quei leoni e leonesse da tastiera, come li ha definiti il padre di Manuel Bortuzzo, avranno quanto lui crede che meritino. Perché la storia va avanti da più di due mesi, cioè da quando suo figlio a Lulu se la si è annorotto per motivi che ancora oggi non sono stati chiariti del tutto. Fatti assolutamente loro, come ogni volta che finisce una storia d'amore. Fatti però che sono diventati pubblici perché Manuel e Lulu ormai sono personaggi famosi, con fan club e migliaia di follower che non si perdono un passo. E da allora quelli che hanno la Selassie nel cuore hanno espresso in modo più o meno civile critiche al comportamento dell'ex nuotatore, ma soprattutto al padre che è stato ritenuto il vero colpevole della rottura. I Bortuzzo sono al limite, è arrivato il momento di agire e adesso tutto sono avvisati. Come spiega Franco Bortuzzo, la situazione è molto chiara e il limite è stato sorpassato da tempo, sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora rendete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia. Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano all'odio. E lasciate gruppi che lo fanno e che verranno perseguiti. Se qualcuno credesse ad un bluff, il padre di Manuel spiega di aver bloccato tutti i profili ma li ha anche salvati, e di materiale ce n'è a sufficienza per aprire un fascicolo. Se poi il gioco al massacro non dovesse finire, andrà avanti ad aggiungere altro materiale alle sue denunce. E conclude così: trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi, fake che non siete altro. La mia famiglia non si tocca, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.